Fortunatamente non sono un generale e fortunatamente non faccio parte di governi, maggioranze e parlamenti, così posso dire quello che a me è sembrato. A me è sembrato che l'Iran, prima di tirare queste centinaia di droni contro Israele, abbia telefonato praticamente a tutti, anche personalmente. Se per sbaglio qualcuno non aveva saputo che l'Iran stava per attaccare Israele, glielo dicevano o gli mandavano un messaggino. Cioè l'attacco più telefonato della storia. Così come Israele, dopo essere stata il 7 ottobre presa alla sprovvista da quella devastante e orrenda notte che Hamas ha voluto perpetrare contro Israele, contro gli ebrei e che ha generato questa guerra di Gaza che sembra non riuscire a finire, ha risposto questa volta con largo anticipo, ha fermato sostanzialmente tutto l'attacco, probabilmente un attacco minore di quello che voleva fare l'Iran. E che poteva fare l'Iran con i suoi alleati, Libano, Hezbollah, così come Israele vuole reagire e in qualche modo reagirà, perché non accetta Netanyahu che l'Occidente gli dica di no. Sarà anche quello un ni, probabilmente, sarà una reazione annunciata, prevedibile, i cui effetti non saranno giganteschi. Perché? Perché è in corso una grande trattativa armata? Beh, facciamo attenzione a una cosa però, cara Europa, cari Stati Uniti, caro Netanyahu, noi stiamo con te, sei l'unica democrazia di quell'area, gli altri sono terroristi, per cambiare una democrazia bastano le elezioni, per togliere i terroristi serve molto altro, per togliere gli ayatollah serve molto altro, ma il tuo governo non è il più illuminato di Israele, questo lo dicono gli israeliani stessi, anche quelli di centrodestra, cioè. Questa trattativa fatta con i missili si potrebbe fare a tavola. E se l'unica questione che rimane, tanto in Israele quanto in Ucraina, è che per arrivare a definire la fine di questo scempio bisogna cambiare i soggetti che discutono, beh, io difendo Israele e sto denunciando sul giornale questa Italia antisemita, antiebrea che nasce dalle università, spinta dalla sinistra che mi fa il vomito. Però ricordati, le democrazie si fanno con le elezioni. Non può diventare la guerra la ragione del tuo unica del tuo governo. Se no, che democrazia è? Non puoi troppo somigliargli. Quindi facciamo questo ennesimo atto dimostrativo in aria, che per terra si può trovare un accordo, poi però cerchiamo di trovarlo.